Come vedete dal titolo, i giovani stanno con gli ultras, prima pagina della Gazzetta. A questo punto facciamola vedere subito, perché così almeno insomma, è da lì che abbiamo preso lo spunto. Quindi, quando è così, citiamo anche gli organi giornalistici da cui abbiamo preso spunto. Lo vedete in alto, prima dell'ira di Fonseca, che è la nostra seconda parte. Noi non è che prendiamo ordine dalla Gazzetta per fare la scaletta, però qualche volta le notizie si rincorrono e hanno un senso. Su quella che vedete, lasciate la Gazzetta nella parte alta della prima pagina, siccome io conosco professionalmente SVG, insomma, che ci manda da anni questa rubrica straordinaria che si chiama Radar, questo sondaggio è stato fatto in collaborazione con SVG, storica società di sondaggio di Trieste. Tra poco il ricercatore che l'ha fatta, Alessandro Scaccon, si collega con noi al telefono. Prima però un servizio della nostra redazione di Jacopo Giavenni sull'inchiesta Ultras e tesserati che va avanti. Vediamo. A partire dalla giornata di domani, i PM della Procura di Milano, che hanno rovesciato il sistema criminale che reggeva trasversalmente le due curve di Inter e Milan, dovrebbero iniziare a sentire alcune persone informate sui fatti. Sono tesserati dei due club non indagati, ma chiamati a rispondere come persone informate sui fatti del rapporto con alcuni degli arrestati, emerso durante le indagini. Approfittando della sosta del campionato, si dovrebbe partire proprio con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, contattato al telefono dall'ormai ex capo della Nord Marco Ferdico, sul tema della dotazione alla Nord dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, risalente al giugno 2023. Entro la fine di questa settimana saranno sentiti anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti e il terzino del Milan Davide Calabria. Per il rossonero parte del focus sarà l'incontro risalente all'8 febbraio 2023 in un bar a Cologno Monzese, con il capo della Curva Sud Luca Lucci, anche lui arrestato in questa indagine. Attesi successivamente anche Milan Skriniar e Marco Materazzi, mentre in un secondo tempo, dopo questa sosta, dovrebbe essere convocato anche Hakan Çalhanoğlu. Il turco avrebbe incontrato lo stesso Ferdico, almeno secondo quanto confidato dallo stesso ultra ad Antonio Bellocco, membro dell'omonima famiglia 'ndranghetista di Rosarno, arrivato a scalare le gerarchie della Curva Nord e ucciso dal collega di tifo Andrea Beretta appena un mese fa. Intanto è stata assegnata una scorta di quarto livello con due agenti armati e una macchina per almeno 6 mesi al PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Paolo Storari. A disporlo nella giornata di ieri la prefettura su richiesta del procuratore Marcello Viola, nonostante il magistrato avrebbe fatto sapere di non ritenerlo necessario. Storari ha condotto le indagini sugli affari illeciti delle curve di Milan e Inter e sui loro rapporti con potenti famiglie di 'ndrangheta. Per questo il procuratore di Milano, d'accordo con il procuratore nazionale antimafia, ha ritenuto di chiedere che sia protetto. L'altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Direzione Distrettuale Antimafia, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano la criminalità organizzata. Questo allora era il punto in termini di cronaca giudiziaria di questa vicenda molto complessa, anche noi abbiamo in parte analizzato e che continueremo a analizzare. Adesso però vi faccio sentire quello che ha detto il vice ministro della giustizia Paolo Sisto, che ha intercettato il nostro Federico Bertone oggi a un convegno importante, un bel titolo, Giustizia in Gol, che c'è stato a San Siro a Milano, la presentazione del codice della giustizia sportiva della FIGC. Anche su questo Bargigia bisognerebbe discutere molto, su questo codice che è stato molto criticato, soprattutto per le questioni che riguardavano la Juve. Sentiamo cosa ha detto Sisto. Le regole ci sono, poi c'è anche il buon senso, c'è anche, come posso dire, c'è un profilo etico oltre che un profilo giuridico. Ecco, se qualche volta prima del diritto ci fosse l'etica, questo non sarebbe male. Il fenomeno degli ultras è un fenomeno delicato che affonda le sue radici molto spesso in manifestazioni che non sono proprio da educando. E quindi alle società il compito, l'hanno detto pure oggi, quello di fare in modo che il pubblico sia educato e che in qualche maniera eviti delle trascinazioni che certo non fanno onore né alla squadra né allo sport. Ma ripeto, le regole ci sono nel codice penale, nel codice civile e anche nei regolamenti sportivi. Rispettarli credo che sia un dovere da parte di tutti, ciascuno di noi. Non spetta a me questo giudizio, è un giudizio che spetta a chi se ne deve occupare. Guardi, l'operatore del diritto deve avere una cautela, se non conosce gli atti non si esprimono giudizi. Allora, questo era il vice ministro Sisto, era già collegato al telefono, ha sentito sia questa dichiarazione
che il nostro servizio, lo ringrazio per la sua pazienza, Alessandro Scaccon dell'SVG di Trieste ed è collegato proprio con noi da Trieste. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito. No, grazie a lei di aver accettato. Io vi faccio vedere la prima pagina del titolo della Gazzetta. Cosa, adesso senza farla troppo lunga, io sono appassionato di sondaggi, di metodi, di statistica, su come l'avete fatta, se ce la vuole dire brevemente, ma soprattutto il senso, che cosa è venuto fuori da questo titolo, che noi così lo troviamo troppo sintetico, al di là delle pagine interne. Che vuol dire che i giovani stanno con gli ultras? Che gli piace quel mondo che abbiamo appena descritto? Sì, certo. Allora, parto dall'inizio. Come abbiamo svolto questo sondaggio? Beh, come lo facciamo ogni settimana con il nostro strumento di monitoraggio degli orientamenti dell'opinione pubblica sui fatti di più stretta attualità. E ogni settimana intervistiamo un campione rappresentativo della popolazione italiana per genere, età, zona, titolo di studio e orientamento politico di 800 persone. Questa volta, a differenza delle altre, ci sembrava giusto, e mi permetterete un inciso, restringere il campo di osservazione solo ai tifosi di qualsiasi ordine e grado, caldi e freddi, più identitari e più, diciamo, occasionali. Questo perché? Perché oggi più che mai, lo vediamo in molte nostre ricerche, l'opinione pubblica è estremamente polarizzata, figuriamoci di fronte a un tema del genere, quindi abbiamo voluto proprio andare a vedere quella fetta di tifosi o simpatizzanti di una squadra di calcio italiani, insomma, popolazione maggiorenne. Ora, quello che è emerso con i giovani al centro, beh, allora, innanzitutto è emerso che oggi tra i tifosi e gli appassionati non funziona una narrazione unitaria, unificante, diciamo, degli ultras, che prende gli ultras come un tutt'uno, senza distinzioni e sfumature, e li mette tra i violenti, i deviati, i criminali e i collusi. Aspetti un secondo, Scaccone, siccome lei, siccome lei parla veloce, ogni tanto la linea va e viene, le chiedo di rallentare un po' i concetti, di scandire bene le parole, e chiedo alla regia, scusate se un po' nel mio vecchio vizio, adesso oltre che l'arco mi ha fatto direttore nella vita, se mettete il servizio che abbiamo appena fatto senza testo a macchia va benissimo, insomma, però se ci riuscite bene, se no pazienza, ma va benissimo, insomma. Scusate perché insomma le telefonate vanno coperte oltre che con le nostre magnifiche facce anche con gli argomenti televisivi di cui si parla, poi c'è Chirico che vuole sempre essere inquadrato, vabbè, ma al di là di questo insomma non scherzo, no, ci dica un attimo Scaccone esattamente questo tema ultimo della polarizzazione, del fatto che i giovani, se non ho capito male, non sono d'accordo a vedere in un'unica forma di giudizio negativo il mondo degli ultras. Ma ci spieghi bene, che non ho sentito proprio. Sì, diciamo che parlerò più piano. Riscontriamo una forte polarizzazione da parte dell'opinione pubblica su più fronti e più temi oggi. Sì. Questo degli ultras va da sé, polarizza ancora di più. Ora, per questa ragione ci è sembrato utile intervistare tifosi appassionati, per far parlare una minoranza che altrimenti non avremmo colto. Da questa minoranza emerge come in generale una narrazione unificante che prende gli ultras tutti insieme, senza distinzioni, li demonizza a violenti, criminali, non passa nell'opinione pubblica dei tifosi e degli appassionati, soprattutto tra i giovani. Questo perché? Cosa li caratterizza in particolare i giovani? Sostanzialmente sono più restii, appunto, a una visione unificante che prende gli ultras, li tratta violenti, li tratta come dei violenti, e tendono il 51% di loro, quindi la metà, a ritenere che eventuali episodi di violenza siano riguardino poche mele marce, lo cito testualmente da sondaggio. Allo stesso modo, e questo è un dato clamoroso, il 46% di loro prova, sperimenta un certo senso di appartenenza e guardando agli ultras, e si sente parte di qualcosa di più grande. Insomma, tra i giovani più che tra gli adulti, gli ultras, parliamo sempre di tifosi, gli ultras sanno svolgere in qualche modo un ruolo sociale più ampio che esce dalle coreografie e dalle violenze di cui si parla. Certo, possiamo darci il tuo, no, del lei, Scaccone, vuole fare una domanda a Bargiggia. Del tuo va benissimo. Va bene. Sì, buonasera, ciao, sono Paolo Bargiggia.
Secondo me, dico, il sondaggio è molto meritorio e sta facendo parlare tanto, no? E noi siamo qui anche per quello. Però io non mi sorprendo di due cose. Del fatto che i giovani, in quella fascia d'età, soprattutto nella forbice più bassa, da sempre abbiano bisogno di uno spirito identitario. Cioè c'è qualcosa che li identifichi. E secondo me, purtroppo a maggior ragione, in una società parcellizzata, senza più riferimenti tradizionali, ma che confonde molto, utilizziamo anche la confusione del mondo dei social, dei ruoli, dei generi, eccetera, io non mi sorprendo che quel mondo sia un riferimento a livello identitario, perché non c'è il riferimento che avevamo noi una volta negli anni, che ne so, 80 o 70 della politica, esatto, per esempio. E quindi c'è quell'identità lì. Poi un'ultima cosa, è credibile il fatto che molti dicono ma non sono tutti violenti, ma soprattutto secondo me è molto credibile il fatto che la maggior parte di questi giovani che avete sentito non sappiano che poi alla fine questi ultra, nella maggior parte dei casi, come stiamo vedendo dall'inchiesta milanese, a volte se ne freghino del tifo e della squadra, ma siano secondo... Lo hanno detto nelle intercettazioni. Ecco, ce ne secondo niente, la magistratura sono delle organizzazioni a delinquere. Secondo me il giovane non ha quella formazione, quelle letture. Vede una cosa con dei simboli. Sentiamo, no? Scalcon su questa riflessione di Bargigia, cosa ci dice? Sono estremamente d'accordo. Noi fino dagli anni 90 abbiamo iniziato di crisi delle appartenenze collettive, poi abbiamo smesso di parlarne perché ci siamo probabilmente anche stancati di dircelo, ma nel frattempo il fenomeno è andato avanti e oggi c'è una crisi appartenenza, c'è una crisi nella società di quegli organi deputati a costruire l'identità. Questo è un tema. Ci sono dei temi poi sicuramente che si incrociano in qualche modo più giovanili che generazionali tipici della Gen Z. Sono ad esempio, ma qui scadiamo quasi nei luoghi comuni, il rifiuto dell'autorità, un'esperienza più fresca, più recente di piazza. E poi io credo che ci sia un altro tema, e questo sì che è generazionale, ovvero il rifiuto oggi più di ieri da parte dei giovani di qualsiasi forma di etichetta. Ecco, una narrazione che prende gli ultras e li etichetta in un modo diciamo tutto negativo, senza fare distinzioni, secondo me va benissimo. I giovani e tende a portare, va benissimo, a enfatizzare. Abuso della sua pazienza ancora un minuto, perché tenere, a me mi capita di fare anche l'ospite alle persone 20 minuti al telefono, sarebbe stato meglio Skype, così la vedevamo anche insieme, sarebbe meglio stato anche, diciamo, per la narrazione televisiva. Poi voi ne parlate un secondo dopo, ci prendiamo qualche minuto nel blocco successivo, perché è giusto coinvolgere tutti gli ospiti. Dico una cosa, io è una materia che seguo da anni, ho anche scritto su quest'ultima vicenda, ho un figlio adolescente, insomma, che ho visto che da 15 ai quasi 18 anni come è cambiato il suo rapporto milanista, tra parentesi, come è cambiato il suo rapporto con la curva, sì, no, la fascinazione, eccetera. Quindi è chiaro che loro non sono dei cronisti di giudiziaria, no? Però non so se i giovani leggono ancora i giornali, guardano ancora i telegiornali, se sentono notizie su internet, se le approfondiscono, perché a questi giovani, che sicuramente, insomma, quando si fa un sondaggio, chiaro, dobbiamo fare delle domande, diciamo, di un certo tipo, non possiamo pretendere che sia SVG a scartabellare tutto di questo mondo, forse bisogna raccontargli un po' di quello che facevano questi signori che loro si rifiutano di etichettare come criminali, no? Perché solo l'episodio ultimo del capo ultras dell'Inter, Beretta, che sta in carcere, è un episodio di grande violenza, sì, va a una riunione, capisce che lo vogliono ammazzare, squagliate nell'acido, fanno una trappola, poi l'ammazza a coltellate, insomma, ragazzi, stiamo parlando di roba. Dobbiamo però partire, per me, Claudio, però dobbiamo partire dalla definizione di ultra che è stata data nell'ambito di questo sondaggio, perché se noi partiamo dalla definizione quella, diciamo, pacifica, cioè è chiaro che un giovane, cioè, che in questo momento, come diceva Paolo, non si riconosce magari in un partito, si identifica nel tifoso del Milan, nel tifoso dell'Inter. Questa visione, scusami, però io proprio contesto questa visione romantica del tifo
Noi l'abbiamo chiamato tipo appassionato. Cioè, tu dici che no, loro appassionato, come l'ultra sanno perfettamente che aderiscono abbiamo alla capito, una frangia violenta. Abbiamo capito, no, scusate, abbiamo capito che nella curva dell'Inter i famosi tifosi appassionati vengono gestiti con regole diverse di una democrazia normale. Perfetto. Perché il territorio di una democrazia normale è gestito con secondo delle categorie, dice dalla gente che dice tu entri e tu no, tu stai qui e tu no. Tu poi vai via perché dobbiamo fare la contestazione, tu prendi il biglietto. Però Claudio, poi bisogna. La visione romantica del tifoso appassionato mi sembra fuori dalla storia, mi sembra. Dimmi. Però poi bisogna stare attenti però a non mettere a fare tutto un erbo un fascio, perché su 7500 persone, 50 capi, che tu giustamente dici capi, sono i capi che dirigono. Ma hanno quella materia di riferimento sopra. Ma gli altri 7.450 persone che sono lì sono magari giovani, come dicevi tu, figli, grandi, adulti, che vanno là con lo spirito ultras che viene tradito da queste persone. Sono d'accordo qua. Che questo intendevo io. Scalcone, è d'accordo sulla versione ultima di Borrelli all'Avia più che sulla mia? Sì, sono d'accordo. Io posso aggiungere al dibattito un tema. Credo che ci sia una forte crisi semantica oggi dell'ultras. Immaginiamo semplicemente, l'ultras oggi non è più solo in curva, è uscito. C'è il fenomeno degli ultras influencer. Ci sono moltissimi influencer sui social che sono ex ultras pentiti, oppure invece semplicemente sotto Daspo, che però raccontano la loro esperienza, chi lo fa con autocritica, chi lo fa invece in modo più lucido. Ce ne sono alcuni, senza fare nomi, che portano dei progetti educativi nelle scuole di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e droghe. Cioè, io penso che il soggetto ultras sia evoluto nella contemporaneità in una forma molto più complessa rispetto alla narrazione che stiamo... Vabbè, però se... sono d'accordo che lo traduco per chi non fa il semiologo, diciamo, di professione, che è stato uno dei miei vecchi mestieri, il da semantico, dire il campo del significato anche storico di una parola, però è pure vero che cap ultras allora ha come semantica quale? No? Se noi non definiamo bene la semantica di ultras e non la vogliamo colpevolizzare, che cos'è il capo ultras? Quel capo di che cosa? Calcone di SVG Trieste, che ha fatto questo interessantissimo sondaggio per conto della Gazzetta dello Sport, facciamo rivedere la prima pagina con il titolo che abbiamo analizzato, che i giovani sono dalla parte degli ultras. Marcello, chiedi come fare una domanda, sì, una riflessione. Sì, sì. Una domanda proprio sullo studio che ha fatto. Ciao Alessandro, sono Marcello Chirico. Volevo chiederti questo. Alla domanda che sicuramente, penso, gli avrete posto ai giovani, ti sei documentato, hai letto in questi giorni quello che è successo a livello giudiziario per quello che riguarda il comportamento degli ultra? Mi dici per favore cosa ti hanno risposto e la percentuale dei giovani che ti hanno risposto? Sì, mi sono documentato. No, allora, questa è una domanda che non abbiamo posto. Noi abbiamo volutamente affrontato la situazione nel momento dell'inchiesta, però senza alcun riferimento diretto all'inchiesta. Noi dobbiamo sempre stare attenti a non orientare le risposte, e in questo caso le avremmo ovviamente condizionate parlando delle indagini in corso. Così come sentivo dibattere prima, non abbiamo forzato alcuna definizione di ultras, cioè i dati emergono dalla somma delle autorappresentazioni degli individui, che gli individui hanno dell'ultras, per come lo intendono loro, senza alcuna definizione a priori. Ho capito, grazie. Va bene, allora io la ringrazio e ti ringrazio, la ringrazio come volete voi. Me una volta scaparono un giovane, facevo teatro, ero imbarazzato, mi disse mi dia del sire e facciamo la finita qui. Sì, mi chiami Re, buonanotte, insomma, se non sei darmi del tuo. Eccellenza. No, scherzo, grazie Alessandro Scaccone, a parte scherzi. Speriamo di risentirci, magari per qualche cosa che ci viene in mente a noi e non ai colleghi della Gazzetta, insomma, il rappresentante Alessandro di una grandissima società di sondaggi che insomma che conosciamo da tanti anni. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro. Buonasera. E vedo invece arrivato da Roma Max Leggeri, eccolo qua, lo vedo collegato con noi. Buonasera, come va? Abbastanza bene. Non sento la voce, che succede? Abbastanza bene perché è stato flebile all'inizio, no? Non si sentiva bene.
A parte, prima vedevo un'immagine frizzata, non si capiva se era biologicamente in movimento oppure no, ma tu sai che qui ci sono... Sono un ologramma oggi. Qui ogni tanto tengo gli Skype della settimana prima, non si capisce se poi effettivamente è un omaggio o no. No, del giorno prima. No, sì, la settimana prima. Diciamo, ma quello si era collegato. Ma Chirico è uno di quelli che... Ma ci sia la microstoria degli Skype, una cosa... Claudio, ma Chirico richiede che ci sia qualcosa di... Cancellate, man mano andiamo avanti, diamo l'indirizzo. Cancellate sempre gli Skype, Chirico, anche gli altri uguali. E anche quelli di Max Leggeri, se dopo quando lo vedo dal vivo non capisco se è vivo e ancora una presentazione dello Skype di domenica. Allora, noi parliamo tanto di Milan questa sera, però io con piacere ti ho invitato oggi e non in altri giorni, perché poi avremo un lungo capitolo sui rigori, che l'affrontiamo in assoluto, ma anche su quello poi ti devo dare ragione, il giorno dopo sui giornali, anche oggi il Corriere della Sera, non ognuno alle qualsiasi, fa una lunga pagina che dice tanti rigorini, è un po' un titolo, e l'unico rigore che andava dato, quello alla Roma o al Monza, non è stato dato, no? Quindi, tanto per essere chiari. Quindi, poi mi raccomando, io ho già parlato delle scie chimiche, dei terrapiattisti e dei complotti, stasera non facciamo i complotti, andiamo sul dunque di che cosa è successo in questo weekend, senza farla troppo lunga, come dite a Roma, il broccoli di Natale, come si dice, no? I nostri dicevano una volta, no? Sì. No, non andiamo a fare il broccoli di Natale, insomma. Che cosa sta succedendo a questa classe arbitrale qui? E perché ci sono tutti questi errori e che cosa si può fare? Adesso prima la crisi del Milan, in cui puoi dire... Scusa Claudio, prima di girare pagina, posso dire un'ultima cosa? Sai, una volta avevo impedito ai miei giornalisti di dire voltare pagina, c'era uno che conduceva e ti diceva adesso voltiamo pagina. Cambiare argomento. Poi voltavo pagina e ho detto a forza di voltare pagina non dai più le notizie, però. No, però se... Sì, prego, no, perché, volta pagina. Tornando a quella precedente, no, perché non abbiamo parlato di una domanda che è quella che mi ha colpito di più, tornando a quello che diceva Paolo, ma anche a quello che ci diceva chi ha fatto poi questo sondaggio. La domanda è: giusto che gli ultras possano avere voce in capitolo con i club per quanto riguarda, per esempio, la gestione dell'ordine pubblico o la politica dei biglietti con i club? E qua ci sono percentuali altissime nella risposta, non so, per esempio il 76%. Che dice sì? Che dice sì dei giovani, per esempio. Allora, la gestione dell'ordine pubblico, il 64% dei giovani, ma anche il 36% di tutti. Cioè, questa è sfiducia nelle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto. Beh, questo riflette anche poi nel voto politico che danno i giovani. Per questo sto dicendo, cioè non è inspiegabile il succo finale di quello che è questo sondaggio. Però, perché c'è, se voglio sentire anche un attimino un esponente conoscitore del sentiment delle piazze e dei social di Roma. Noi oggi abbiamo fatto un'anteprima al calcio giocato con questa inchiesta che ha fatto la Gazzetta con una società di sondaggio importante come SVG. Hai visto il titolo prima, non so se l'hai visto, i giovani sono dalla parte degli ultras, no? Ci hanno spiegato perché, come è stata fatta questo sondaggio e che cosa è venuto fuori. Come prima abbiamo fatto un pezzo di cronaca preso dal nostro telegiornale sull'evoluzione di quello che sta succedendo a Milano, e non è che c'è da ridere, c'è addirittura anche un magistrato è stato messo sotto scorta, insomma, no? Quindi e che i giovani siano da parte degli ultras sia comprensibile, ma mi fa un po' senso. Volevo sapere che cosa ne pensavi tu prima di venire al Milan. Ma credo che l'errore sia alla base della valutazione del termine ultras, cioè i giovani stanno con gli ultras che vanno allo stadio, se poi costoro conducono una vita parallela e delinquono, ovviamente non credo che tutto questo sia accettabile da chi ha come fine solamente quello di supportare la propria squadra. Quindi cosa si intende per ultras? Un giovane ragazzo che va allo stadio a sostenere i propri colori con passione, o l'ultras che conduce anche ovviamente una vita parallela traendo profitto da situazioni, diciamo, illegittime? Io penso che però i giovani che vanno in curva sanno chi sono quelle persone lì. Cioè, no, dobbiamo uscire, Marcello, da questo equivoco, nel senso che Marcello, secondo non me, sanno, scusami, se secondo me, scusami un attimo, o... secondo me, scusami un attimo Paolo, secondo me tanta gente che va nelle curve sa benissimo che nelle curve ci sono personaggi che delinquono o che comunque comandano, che hanno degli atteggiamenti che non hanno a che vedere solo col tifo. E tu Max, che stai a Roma, lo sai benissimo anche tu questo. Lo so anch'io, io proprio perché lo so, preferisco non andare in quel settore e avere a che fare con quelle persone. Se tu ci vai è perché comunque, non dico, adesso voglio usare la parola connivenza perché è troppo pesante, no, però che tu condividi, che tu condividi, e infatti il sondaggio ti dice che condividono,
tu condividi determinati atteggiamenti. Se no, il sondaggio ci avrebbe dato un altro risultato. Scusa, però... Adesso, però, scusa, Max, io credo che ne condividano più il lideraggio, ecco, all'interno di quel contesto, sì, all'interno della curva. Sì, poi tutto il resto è qualcosa di marginale che evidentemente non interessa. Dimmi, sto dicendo semplicemente questo, ne parlavamo anche prima, nei giovani a quella facilità c'è anche la fascinazione per la trasgressione, l'infrangere le regole, il leader, certo, e anche in qualche modo sicuramente non urbano, che però ha affascinato tutte le generazioni. Però abbiamo fatto fatica noi, così nel dettaglio, a capire certe dinamiche delle curve di Inter e Milan, cioè proprio nel dettaglio. Figurati un ragazzo di 18, 16, 20, non sa neanche cos'è l'andrangheta, cos'è la roba. Però cioè, sa leggere. No, ma che leggere? Allora, a parte che non legge, ma non lega più i giornali. Non si informa, non gli interessa niente, gli interessa però solo la superficie. Ma non lega più i giornali. Però, Marcello, ma anche negli altri settori ci sono persone arrestate che magari fanno altri mestieri o vanno vestiti diversamente. Loro vanno lì per tifare, si identificano nel tifo, nella coreografia, quello è l'identificazione. Poi dopo, come diceva Max, riconoscono che ci sia qualcuno che gestisce la coreografia, che gestisce il coro, e in quello si identificano. Ma non si identificano nella delinquenza. Scusa, e Max, negli altri poi le impari con l'età, no? Cioè quanti cinquantenni vanno in curva e fanno ancora gli ultra? Ben pochi. Ma è chiaro che quando sei ragazzo un po' di fascinazione ce l'hai e non conosci certo le carte delle inchieste delle procure. No, siccome andiamo in pubblicità alle 21:20, è inutile ricominciare a parlare di Milan alle 21:20, adesso lo facciamo alle 21:20. Volevo un po' tornare al calcio giocato, di far vedere, diciamo, le partite che ci saranno nella prossima giornata di campionato, se ce la date. Ecco, caro Max, che ne pensi della tua Roma che incontra l'Inter? Beh, io penso che possa giocarsela alla pari, anche perché mi auguro che si possa... Sì, si possa, io mi auguro che si possa trasformare in energia positiva tutta questa rabbia accumulata nelle ultime 72 ore, perché avrete anche voi, no? Erate troppo distratti dal Milan domenica e avete un po' soprasseduto sull'accaduto che si è consumato a Monza, ma c'è stata una vera e propria opera di killeraggio sportivo ai danni. Ma non è vero, questo qua è un teorema, perché comunque, scusa, io non ho nulla... Ragazzi. Aspetta Max, ascolta, io non ho nulla contro la Roma, no? Cioè, proprio niente, non me ne frega niente, voglio dire, no, di niente di nessuno. Però, voglio dire, se dobbiamo fare informazione, allora, o c'è veramente un complotto della CAN contro la Roma, ma credo che alla CAN non gliene freghi niente, perché sono impicciati in loro guerre di potere. No, e la Roma... nessuno ha parlato di complotto. Aspetta, cioè per Rocchi, per gli arbitri, per Gervasoni, che praticamente era il vice commissario CAN, quello che fa le designazioni, no? Andrea Gervasoni, è stata una decisione corretta. Fammi finire di parlare. Cioè, praticamente c'è questo audio del VAR, dove dice gli dà un piccolo pestone sul piede. Stiamo parlando di Kyriakopoulos a Baldanzi. Sì. Ma sta correndo e non sta guardando il pallone, dice Aureliano. Aureliano era al VAR. Dice, puoi riprendere il gioco, loro stanno correndo, lui lo pesta nel piede, ma non fa nessuna azione fallosa. Quindi, giornalisticamente, va bene, tu stai a Roma, va bene, però, cioè, non è che è una roba che voglio dire... No, tanti che hanno detto questo rigore c'era. Però Rocchi oggi ha detto che non gli è piaciuto lui, che è arbitrato, e quindi ha ammesso. Max, vuoi sentire Max? Tanto poi... È tutto un complotto. Questa è l'anteprima. Vabbè, siamo alle 23:46,
siamo seduti qui dalle 20:20. Stiamo aspettando solo la campanella. Siamo come inchiodati, come la corazzata Potionchi. Mamma mia. Posso, Claudio, come la pubblicità, dare una notizia flash di serata? Allora, Inter-Atalanta il 2 gennaio, Milan-Juventus il 3 gennaio, in Arabia Supercoppa, ufficializzate le date, il 6 gennaio a Befana ci sarà la finale. Vabbè, bene. 2-3-6. 2-3-6, sì. Sapete che questi viaggi in Arabia in mezzo al campionato fanno un disastro. Sì. E rimandano l'ultima giornata d'andata queste squadre che giocano per l'Inter, Inter-Bologna, corsi e ricorsi storici. Per quando la rimandano? Dovrebbe essere recuperata entro febbraio. Ecco, una delle cose di cui parleremo, sono totalmente contrario a recuperare le partite di campionato dopo tanto tempo. Sì, se non sbaglio, lo scorso campionato abbiamo recuperato Atalanta-Fiorentina, però non hai slot, cioè non hai slot. Invece adesso hanno previsto a gennaio e febbraio GRX. Spalletti ha detto che il fatto che si giochi troppo è un alibi. Che vuol dire? Perché lui dice che è un'opportunità da sfruttare per le squadre, per far giocare più giovani. Per far giocare più giovani. No, beh, ma è vero. Però Paolo, lui stesso dopo dice, però in Italia quando poi fai turnover non dovresti massacrare l'allenatore di turno che non fa i punti perché ha fatto giocare tu. Lì è un fatto di però cultura. Io non sono d'accordo con Spalletti, perché quando tu giochi in 25, il calcio è uno sport che si giochi in 11, e per giocare al massimo noi, tutte le grandi squadre della storia hanno quell'11, i campioni, che giocano insieme. E lo so, ma infatti oggi il calcio è scaduto come è qualità. Cambiata. E gli europei hanno portato un livello più basso. Perché? Perché chi arriva rotto, chi non c'è proprio. Allora, il mio livello di respirazione, con il mio stato di raffreddore e di tosse, sta crollando, è arrivata quasi alla fine. Approfittiamo degli ultimi minuti, guardate soprattutto voi, ma vediamo un attimo. Inter e Napoli in attesa del loro scontro fatal scontro, come il fatal Verona, che è il 10 novembre, che è la domenica prima della pausa della nazionale, che poi concluderà questo ciclo di partite della Nazionale proprio con la Francia in casa, a Milano se non sbaglio, no? E dopo aver cominciato con la Francia. Allora si torna, l'avevamo detto, per quanto riguarda l'Inter, con la partita importante con la Roma, e lì c'è Max che sta all'Olimpico. Mandaci delle immagini, fate le immagini, so che si possono mandare, che dentro lo stadio poi violiamo l'accordo con la Lega, insomma. Volete mettere tifi? Vi manderò delle istantanee. Eh? Sì, ti mando delle istantanee. Istantanee, mette tifi, di sbracci, delle cose, rivediamo anche nel calendario. Roma-Inter, poi Young Boys in casa degli svizzeri, che mi sembra una partita, diciamo, inaccessibile. Poi però c'è Inter-Juve, quindi insomma due scontri forti, quello con la Juve praticamente quasi diretto, poi si va in poi, che quest'anno non è da sottovalutare, Venezia che insomma è ultima però in classifica, poi all'Arsenal, una big inglese in casa, e poi c'è il Napoli, insomma, che è lo scontro diretto. Il ritorno di Conte, che torna anche a San Siro. Prima a Torino, poi a San Siro. San Siro, che è lo scontro diretto. Mi sembra un calendario difficilino, non sbaglio. Eh sì, Roma, Juve, Arsenal e Napoli, quattro big, e soprattutto di nuovo gli scontri diretti con la partita infrasettimanale. Il Napoli quella settimana preparerà solo Inter-Napoli, l'Inter c'ha l'Arsenal. Così come due però ce l'ha in casa, due, eh? Inter e Napoli però al ritorno sono tutte fuori casa. Milan, Napoli e Juve tutte fuori casa. Allora, scusa, per completare la tua analisi, così la fai un po' per tutte e due. Napoli. Vediamo anche il calendario del Napoli, che giustamente tu hai ricordato non ha le coppe, insomma, quindi vediamo che conta molto questo fatto quest'anno, e come si ricomincia e va ad Empoli, poi c'è il Lecce in casa, poi c'è il Milan, insomma, quindi è una partita importante questa, insomma, Milan-Napoli, poi l'Atalanta, che comunque è sempre un cliente. No, poi c'è, finalmente poi c'è il famoso sconto diretto, e poi è stato messo qui, siamo andati avanti qui oltre il 10, ci abbiamo messo, e finalmente anche il Napoli comincia a incontrare qualcuno, incontra perché qualcuno, adesso il Napoli in effetti non è che allora il calendario è agevolato, la Roma. Insomma, quindi anche qui comincia a comparire qualcosa pure per il Napoli, insomma, no? Il Milan, l'Atalanta, no, però l'Inter, la Roma. Spalletti ci dà la chiave, secondo me, di questo duello, che secondo me sarà almeno a tre anche con la Juventus. Cioè, il Napoli ha questo grande vantaggio, ovviamente a Conte dà fastidio sentirselo dire, però per lui, che è uno specialista di campionati vinti l'anno in cui non ha le coppe, e in un calcio che è diventato, come dice sempre più Spalletti, ma come Inzaghi sta facendo, pieno di turnover obbligato, se no si rompono tutti, come stiamo vedendo in Europa, mettere sempre Lukaku, McTominay, Anghissa, Buongiorno e tutti gli altri, domenica dopo domenica, allenarsi bene in settimana, è un grande vantaggio. L'Inter ne aveva un altro, quello di essere collaudata, ereditare una squadra campione, ma l'ha già sperperato, ha perso 7 punti nelle prime 7 giornate, con 2 pareggi e una sconfitta. Oggi si riparte col Napoli, che intanto si è messo a posto, Conte è lo specialista a trovare la quadra in poco tempo.
L'Inter ha buttato punti perché a volte ha avuto questi alti e bassi, forse si è, ha creduto di essere a volte già più forte, un po' di presunzione, e quindi adesso secondo me nella corsa io vedo addirittura il Napoli con più chance, ma non perché voglio, non sono scaramantico, però conoscendo Conte e sapendo che il Napoli non ha lacune tecniche... È innamorato di Conte questo. No, no, io sono sempre stato critico. Statisticamente parlando, quando Conte non ha vinto è arrivato secondo. Sì, quindi dai, non è che ragazzi, c'è tanto da discutere. Se tu mi devi dire oggi chi sei sicuro che fa più di 80 punti, io ti dico il Napoli. L'Inter li può fare. Facciamo però un giro, cominciamo da Lavia. Inter-Napoli, anche tu vedi alla fine il Napoli protagonista. Io cioè, vedo che la Juve si può inserire in questo. Adesso, cioè, non ci sarà, non ci sarà nessuno che allungherà come gli anni scorsi. Secondo me quest'anno è un campionato che si gioca anche all'ultimo. Ma la tua... La mia sensazione è che il Napoli quest'anno... Sì. Perché quando, quando quelle favorite hanno un po' di problemi, allora non lo vedo più strutturato, lo vedo più pronto in questo momento il Napoli. Napoli. Sì, anche dell'Inter, che reputo molto forte. Però ha troppi sbandamenti, quando incominci a avere troppi sbandamenti, poi questo non ti porta risultati, ti porta punti. Il Napoli ha poi anche il vantaggio di non giocare alle coppe, questo lo sa sfruttare molto bene Conte, me lo ricordo io alla Juventus il primo anno. E quindi io penso che in questo momento lo vedo un pochettino avanti il Napoli. Paolo. In linea di massima sono d'accordo con i colleghi, però un giudizio più completo lo daremo quando il Napoli, come abbiamo visto prima, tra poco, quando comincerà ad avere degli scontri diretti. Però devo dire onestamente, io non sono mai stato un grande ammiratore di Conte per tante cose, anche per il suo tipo di calcio, però vedo che nell'anno e mezzo in cui è stato fermo, secondo me si è aggiornato, e c'è qualcosa di nuovo nel modo di giocare di Conte. È sempre abbastanza pragmatico ed essenziale, però vedo, non so, più riaggressione alta, vedo delle cose, qualcosa di più, ecco. Quindi in questo momento, se mi chiedi, vedo il Napoli favorito, non per i punti in classifica, ma per una serie di cose che abbiamo detto tutti più o meno. Max, la tua previsione fra Inter e Napoli? No, dal momento che questa classifica, a mio avviso, non mostra i reali valori espressi in campo, sarò affetto anche da romanismo centrico, però io vi dico che con Dybala che torna a giocare a regime, la Roma può essere la vera outsider di questo campionato. Che la Roma addirittura può vincere lo scudetto? Aspetta, Dybala. Max, meno male che io sono Peter Pan, tu ancora aspettando Dybala. Oh. Porca miseria, ah, che fiducia. Ne riparleremo, caro Paolo Bargigia. Allora, ascolta, riparlerete con Paolo Bargigia. Paolo e anche, Dybala. Forse non riparleremo più con Paolo Fonseca, pare che sia scompare. Però tu mi stai dicendo, forse ho capito male, perché anche i tifosi, che la Roma... Sì. Se torna Dybala e trova la quadratura, così può vincere lo scudetto? No, ho parlato di outsider, quadratura in parte già trovata, perché quella classifica è bugiarda, perché alla squadra giallorossa mancano 4 punti che ci sono stati tolti dalle donne arbitrali, e quindi basta rivedere e correggere. Però, la stessa, la Roma oggi sarebbe a 14. Allora, diciamo che la Roma potrebbe avere più punti di quella che è, sarà un outsider, comunque è un'analisi che ci sta a questo punto del campionato. Ma non per la vittoria dello scudetto. Qui abbiamo fatto un giro di tavolo su chi vince lo scudetto. L'Inter, per me l'Inter rimane la favorita. L'Inter, qui in 4 hanno detto Napoli, eh? L'Inter è la favorita secondo te? Sì, secondo me. Nonostante i guai dell'Inter di quest'anno. E come spieghiamo tutti i gol, Borrelli, che avete preso in difesa? 9 su 7. Allora, ci sono delle amnesie. Anche oggi sui giornali si andava su un mistero irrazionale. No, perché oggi, tra l'altro, hanno giustamente riportato anche, questo è il quarto anno di Inzaghi, l'Inter ha preso 8 e 11 gol in 2 su 3 degli anni passati. Cioè non è che c'è stato solo l'anno della seconda stella, ci sono stati anche gli altri 2 anni in cui l'Inter è arrivata seconda e terza, ha preso 8 e 11, quest'anno ne ha presi 9, l'anno scorso ne ha presi solo 3, è vero, è l'anno scorso più l'eccezione. Però allora, sui gol presi ci sono delle amnesie di singoli, ma io non do la colpa al singolo, perché vedo che in alcune fasi della partita, quando l'Inter, come dicevo prima, si sente più sicura, abbassa la tensione. Per esempio è successo sul 3-1 con l'Udinese e sul 3-1 col Torino, 2 volte nell'ultima settimana. Beh, entri in modalità e ormai è fatta, così come secondo me anche l'approccio del derby, e poi non sono più riusciti a riattaccare la spina,
l'hanno completamente sbagliato, anche perché era una settimana in cui erano arrivati a Manchester fortissimi, siamo giocati alla pari. Senti, ti faccio una cosa che ci teniamo per le prossime il puntate. Milan invece non era pensi che il campionato straordinario, sì, il campionato, il centrocampo straordinario dell'Inter comincia a invecchiarsi da un punto di vista anagrafico? Uno è Mkhitaryan, quello è più in là, però nelle ultime tre partite lui ha già rinunciato da anni alla nazionale e è tornato ai suoi livelli, mentre l'inizio di stagione non è stato positivo. Çalhanoğlu invece ha avuto un problema fisico, ma è nel pieno della sua carriera. Barella è giovane, Frattesi è giovane, cioè io non vedo un problema di età, vedo invece un pericolo pancia piena inconscio, e spero che possa però dopo queste primi punti persi essere risolto con il lavoro e l'attenzione. Vabbè, allora io invece non mi esprimo, ma semplicemente perché non ho un'idea chiara tra queste due protagoniste sicuramente del campionato. Rimango della mia idea iniziale, che è una squadra più completa, più uniforme, dove c'è una coperta più corta fra allenatore, spogliatoio e società, e rimane l'Inter sulla carta, e quindi secondo me ancora oggi ha i punti leggermente in vantaggio sul Napoli. Certo, c'è questa variante delle tante partite, della Champions. Vediamo chi va avanti negli impegni internazionali, e questo sarà un dispendio di energie fisiche e mentali notevole. Io direi che per questa sera basta, mancano 3 secondi, 8 secondi, io vi ringrazio tutto, no? Basta, no? Siamo detto tutti. Tra poco andiamo all'analisi, ci buttiamo sotto il tavolo con la telecamera e vediamo come è fatto il tavolo qui sotto di Network Calcio Show. Abbiamo detto tutto, grazie. Max Leggeri, che stasera lo vedo particolarmente attento e sorridente, quindi ti abbiamo divertito. Baci da Roma, no? Ragazzi, eh? Uno in maniera particolare a Marcello Chirico. No, ma stasera è nato un amore. Grazie, senso, un abbraccio. Senso ovviamente platonico, cioè, no, io però mi piace questo, perché a me, perché abbiamo creato un ponte. Io sono contro le divisioni, per l'inclusione. Il nemico storico. Comune, hanno trovato il nemico comune, comune. Grazie davvero a tutti voi che siete stati qui con me, grazie anche a chi si è collegato all'inizio di SVG, grazie alla regia, alla Line, ai tecnici, a tutti. Noi ci rivediamo per quanto mi riguarda domenica, ma Network Calcio Show c'è tutte le sere, a cominciare da domani sera, quindi non mancate con l'offerta sportiva di Network tutte le sere. Buonanotte.